Let's go! Bentornati, ovetti, su Super Mario Bros. Wonder. Nello scorso episodio volevo affrontare il boss, ma non mi sono reso conto di quanto fosse enorme il mondo 1. Credo che sia la prima volta che un mondo 1 è così grosso. Oggi, prima di andare avanti, Okidoki, useremo Luigi e andremo dal boss. Non importa quanti altri livelli sbloccherò oggi, l'ultimo livello dell'episodio sarà il boss. Gli estensi della foresta crepuscolo è il livello sbloccato alla fine dello scorso episodio con l'uscita segreta, ricordate? Quindi andiamo in silhouette. Questo è vagamente familiare per chi ha giocato a Donkey Kong. Esatto, Donkey Kong Tropical Freeze e Country Returns. Devo andare qua sopra? Posso andarci qua sopra? La risposta è sì. Ok, da notare che stiamo usando già vieni qui, mi servono monete. Stiamo già usando Luigi Elefante, perché cambiare personaggio, esatto, ok, immaginavo, non vuol dire perdere i potenziamenti. Abbiamo già la prima moneta floreale. E adesso devo stare abbastanza attento per una sola ragione. Nei livelli silhouette, tu ti muovi, ok? Nei livelli silhouette tutto è nascosto dappertutto, bene o male. Quindi potrei facilmente perdere qualcosa. Tu vieni qua, un secondo, abbiamo qualcosa qui, sembra di no. Tu ti alzi, quindi tu sei un estensio. E qui c'è la seconda moneta floreale. Ne abbiamo due. E qui lo vedo, miei cari, lo vedo. C'è qualcosa qui. Posso usare la proboscide? Sì, la proboscide basta per attivare questi punti luminosi. Qua niente, ok. Mi sa che solamente gli alberi che si muovono possono darci qualcosa. Abbiamo già 362 monete floreali? Ci sta... vieni da paparino! Long, long, man! Ok, perfetto. Ditelo insieme a me, c'era nei trailer, quindi ci può stare come cosa. Siamo Long Luigi. E possiamo andare avanti per di qua. Devo... Stop. Quindi questo vuol dire che vicino a questi baobab posso abbassarli per prendere altre micromonetine viola. Grazie, ok. C'è qualcosa qui. Mi sa che non ci sono altri... No, ok, quindi non devo tornare per forza indietro. Ho il timore di mancare qualcosa, ma adesso che so che abbassandomi posso fare così, sto molto più sciallo. Vai giù, ok. Anche tu, fermati! No! Non so che succede se mi colpiscono quando sono in questo stato. Intanto, altra e ultima... No! Moneta floreale. Ok, mi sa che ce l'abbiamo fatta. Fammi uscire. Giusto un attimo, c'è un gomba qui. Ok, potrei provare a farmi colpire, di proposito. Mi sembra brutta come cosa, però... ok, non lo farò, non lo farò mai. No, però se mi faccio colpire perché non so giocare è un'altra storia. Oh, dai. Super, ok, perfetto. Wow, ho detto bene super, pensavo che non fosse super la parola dopo, ma... Posso saltare in alto, grazie. Vai giù, perfetto. Ho già preso tutto, vero? Mi sa di sì, quindi manca solamente la... Eccolo. Il seme meraviglia. Adesso posso terminare l'episodio. Vai. Oh, 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 oh. Episodio? Livello! Ci ho messo un po' a ingranare, ma ci sta. Livello completato. Thank you. Thank you. Bye bye. Yippee. Oh mio Dio, c'è un'uscita segreta in questo livello? Perché c'è un... Guardate là. Oh, Luigi! Luigi guarda a destra. No, no, no. Luigi, hai mangiato tu i biscotti? Ok, ci sta. Vedete, c'è una collina lì a destra. In orbita con i rotopoppi. Rotopoppo! Rotea, poppo. Ok, sembra che io debba per forza usare il potenziamento finale. Che per... Oh, posso per caso... Ok, perfetto. Quanto pare sono così dense queste nuvole che... Oh, aspetta. Oh, qui... Ok, qui aggiungerei per una volta serve l'altra spilla. O meglio, vorrei provare a consigliarvi l'altra spilla. Anche perché vorrei sapere... cosa mi dice questo?
parlami. Ehi, ciao, non è che per caso... Ah, si sono incastrati da soli. Beh, io non mi lamento. Meglio così per noi. Però devo stare ovviamente attento. Credo che... Ok, mi sa che non possono incastrarsi in punti troppo strani. Quindi questo rotopoppo andrà sempre qui, eccetera, eccetera. Per un attimo ho flashato Kirby. Nel senso che... Ah, questi cosi ci danno robe. No. La risposta è no. Come arrivo là sopra? Potrei usare il rotopoppo? Un attimo solo. Bene così. No, poteva esserci qualcosa là sopra. Invece no. Non c'era niente là sopra. Ti prego, dimmi che... Stati fermo. Rotopoppo. Ok. Ed è la prima. Perfetto. Checkpoint. Primo livello verticale. Da notare. No, rotopoppo. No, rimbalza al contrario. No. Beh, ho fatto bene in realtà. Ci sta. Wee! Ok. Vai, vai. Sì, ma prima... sembra che io debba fare una cosa molto... da maestria alta. Bonk. Esatto, esatto. Ok, ci sta. Oddio, maestria alta. Non è che ci voglia così... fermi, fermi, fermi. Non che ci voglia così tanto a... andare là sopra. Oh, ce l'ho fatta. Oh, ho mancato qualcosa. Rotopoppo. Vuol dire che devo andare là per forza. Il rotopoppo sta andando sotto. Doveva incastrarsi qua, mi sa, però. Ce n'è un altro? Ok, mi sa che ci sono rotopoppi semi-infiniti qui. Che mi succede oggi? Non lo so, lancio del guscio? Lancio del martello? Cos'era il lancio del martello? Cioè, so che cosa è il lancio del martello. Però... oh! Sorry, rotopoppo. C'era un qualcosa che dice... Ah, Matilda, sei mitica! Ok, rotopoppo, fermati. Lo sapevo. Posso andarci anche senza, rotopoppo? Perché c'è questo? Oh, è una catena di rotopoppi. Quindi vuol dire che se mi porto questo rotopoppo qui, posso poi andare qua in alto e prendere la cima. E magari prendere l'ultima moneta? Sì, mi diverto sicuramente, ma deve arrivare... Sì, deve arrivare l'ultima... Cosa? C'è... Qua c'è l'uscita segreta. Ok. Quindi, puzzle time. Vediamo. Beh, intanto dammi questo. Oh, giusto. Fiori meraviglia. Rotopoppi. Mamma mia. Siamo nello spazio. Mi sa che c'è stato un flash di questo nei trailer. Attenzione. Beh, gente, qualcuno voleva Super Mario Galaxy 3, giusto? È molto complesso da controllare. Non posso neanche usare la proboscide. Lo voglio prendere? È rischio? Sì, lo voglio prendere lo stesso. Sì. Però questo vuol dire che da qualche parte ci deve essere anche la moneta. Oh no. Mi sono appena accorto che ci hanno ingannato, ok? Questo è tecnicamente un livello floreale. Non floreale. È un livello marino, ma senza acqua. Vabbè. Pazienza, ci sarà sicuramente un livello marino da qualche parte. Rimbalza. No, non laggiù. Ecco il seme. Ok. Ciao ciao. Ciao ciao. Sì, aspetta, prima di prenderlo prendiamo qualche moneta così sto fresco. E fine. Luigi time. Cado giù? Sì. Ed è per questo che... Ah. Però davvero ho mancato il coso allora. A meno che non sia qui, abbiamo mancato l'ultima cosa. La cosa mi dà un po' fastidio. Però abbiamo già preso il fiore meraviglia, quindi non posso più prenderlo. Cerchiamo il prossimo. Aspetta. No, non sei tu, vero? No, però posso almeno prendere la cima. E dov'è l'ultima moneta allora? Olè! Bye bye! Oh yeah! Ok, domanda. L'ho presa l'ultima moneta? È una sfida quella? Oppure l'ho immaginata? No, mi manca proprio l'ultima. Ok, andiamo. Perché fai così? Non credo. Ma ci posso provare! Lo sapevo! Che c'era qualcosa di nascosto qui. Questo è vento? No. Oh, puzzle, allora.
Uno deve... Non importa. Seriamente non importa. Perché uno deve andare... Oh, grazie. Dicevo, uno deve andare qui. Quindi prima devi andare tu a destra. Beh, un attimo. Forse riesco a prenderla lo stesso. Perfetto, l'ho presa. Però perché ce ne sono due? Perché vuol dire che... Aspetta. No, semplicemente la seconda vi aiuta. Perfetto, finiamo il livello. E adesso abbiamo una sfida. Spilla Pro Supercorsa, nuova spilla. Sfida spilla. Scatti senza sosta ad altissima velocità. Se corri oltre il bordo di una piattaforma, per qualche momento potrai ancora saltare. Oh, in questo... Ah, ma così veloce! Ok, let's go! Oh, ho capito in... Ho capito in che senso, ma... Mi sono appena incastrato, vero? No. Allora, da quello che ho capito, però, nelle sfide spilla non si perdono vite. Ok, va tutto fatto a tempismo, quindi va bene. Ora! Perfetto, checkpoint. Visto? Bastava giusto un po' di pratica. Per non fallire questa missione. Con il salto supremo ho preso tutto. Abbiamo l'ultimo seme meraviglia da qualche parte. Sì, ovviamente è la casa del Poplin. Ce l'ho fatta. Livello completato. Nuova spilla. Ah, che bello, nuove spille. E userò ovviamente quella che abbiamo sempre usato, sia la spilla della planata, perché sì. Bene. Ben fatto. E abbiamo pure ricevuto in dono la spilla che hai usato. Se vuoi provarla subito, posso indossarla? Ancora no. Deciderò in base a come me la sento. Oh? Ok. Non dovrei essere qui, vero? Wow, guarda questo posto. Che roba. Ma dove siamo? Questo posto ha un'aria davvero speciale. Quindi ci sono 8 mondi. L'ottavo era nascosto. Non credo ci siano semi supremi qui, ma vale la pena esplorare. Ok, livello. Piana tubi rocciosi SP, rotopoppo sulle spine. Difficoltà 5. Ok, facciamo così. Suppongo sia un buon compromesso. Andiamo prima dal boss. Andiamo prima dal boss, finiamo il mondo 1 e poi andremo a fare il livello speciale che a quanto pare è iper complesso e iper difficile. Ci sta? Non conta come mondo 1 ed è l'unico motivo per cui non sto andando là sopra. Ho fatto tutto. Mi sa di... Fammi vedere bene, grazie. Mi sa di sì, tu non mi dai niente, vero? No? Mi sa che abbiamo preso tutto. Ok, perfetto. Quindi è il momento. Di affrontare il primo boss nel castello della piana tubi rocciosi. Ma che sono quelle? Oh, magia? Beh, oh, mamma mia, devo stare un po' più attento. Mamma mia, quanto è forte il... Piano. Piano, Tonks, piano. Allora, intanto mi dai un altro Luigi elefante stavolta. La magia oscura crea tubi. Suppongo che li abbassi anche. Esatto, ok. Anche se era magia buona questa. Vedi... Oh! Non ti azzardare nemmeno. La cosa peggiore dei Mario vecchi erano proprio i Martel Koopa, quindi... Ehi, grazie, aspetta.
Smash! Smash! Ok. Vediamo. Potrebbe esserci qualcosa di succulento qui. Tu vai via. Grazie. Qua posso entrare? Forse... no, forse no. Forse no. Ecco, qui avrei dovuto cambiare qualcosa. Altri... aspetta, nemici. Sai che siamo troppo pesanti e troppo grossi per fare molte cose. C'è già un fiore meraviglia. E mi sa che ho già mancato... mi fai andare qui, grazie. La prima... il primo medaglione. Medaglione? Stop, stop. Posso entrarci? No. La prima moneta floreale. Vediamo se posso entrare in qualche tubo di questi. Anche se non sembra. Posso andare qua sopra, però. Questo vuol dire che posso andare qua sotto? No. Però ho fatto bene a controllare. Tartossi. Eccola qua. Ed è la prima. Ed è la prima. Non c'era qualcosa qua? Ah, sì. Ah, giusto, giusto, giusto. Qua. Fiore meraviglia. Ottenuto. Che succede? Cade tutto? Sì. Cade tutto. Questo vuol dire iperattenzione. Danger, 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 danger. No! Aspetta. No, ok, non cade tutto, nel senso che posso stare anche un po' tranquillo, almeno per il momento. Però devo comunque stare bello attento. Dammi queste. Grazie. Oh, vita extra! Aspetta, aspetta, aspetta. Magari c'è qualcosa qui. Che vi ho detto? Che vi ho detto? Una cosa importante che non vi ho ancora detto. Esatto. Quando siete chiunque elefante, potrete correre sugli spazi larghi 2. Cosa che non possono fare i personaggi standard quando hanno un potenziamento che non è Mario Elefante. Ok, ce l'ho fatta. Tonks spiegatore ha smesso di parlare. Perché abbiamo fatto. Ti prego, dimmi che posso recuperarla. Se faccio così. Bene, ok. Devo solamente battere il boss. E ovviamente... aha! Martel Koopa sul terreno. Martel pugno sul terreno. È il momento? Sì, è assolutamente il momento. Il primo boss è alle porte. O meglio, noi siamo alle porte del primo boss. Bella scaletta. Checkpoint. Andiamo. Pensate forse di potermi fermare? Ehe, bene, allora giochiamo assieme. Questo castello è stracolmo del potere meraviglia di Paparino. Non riuscirete mai a sconfiggermi, ma sarà divertente vedervi provare. Ok, cominciamo già una battaglia classica. Quindi abbiamo Bowser Jr. che si muove come Boom Boom. No, ti posso proboscidare. Oh sì, baby! Siamo Omega! Detto così è bruttissimo, però siamo super! Addio! Ah, aspetta, devo però aspettare che esca dal guscio. Perché a quanto pare, anche se siamo così grossi, il suo guscio è indistruttibile! Oh, mamma mia. Cadi? No! Ha provato a fare... ha fatto il salto schianto! Esatto, adesso cambiamo un po'. Siamo noi quelli piccoli. Però... ti muovi in maniera così lenta che seriamente, Bowser Jr. Cioè, seriamente. È uno scherzo, vero? Whee! Addio! No? No? Fine! Hai ottenuto un seme supremo! E così i nostri eroi sono riusciti a riprendersi il castello. Con in mano il seme supremo, sono partiti per arrivare da Bowser, che si è fuso con un castello.
Riusciranno a fermare Bowser prima che riesca a mettere in atto i suoi piani malvagi? Più avanti c'è l'arcipelago dei fiori. È un luogo meraviglioso, il cuore del regno dei fiori. Forza, dobbiamo provare a raggiungere Bowser. Arcipelago dei fiori. Non è ancora il mondo 2. Bowser deve essere qui da qualche parte. Wow, che cos'è quello? Adesso niente più può fermarmi. Le mie nuvole piragne atterranno lontano chiunque provi ad avvicinarsi. Così io potrò accumulare tutto il potere meraviglia di cui ho bisogno. E quando ne avrò abbastanza per scatenare un'enorme meraviglia, finalmente il mondo sarà mio! Ma è terribile. Come facciamo a fermarlo? Oh, ma che succede? Dov'è finita la mia nuvola piragna? Come avete fatto? Wow, tutto questo è stato frutto di un singolo seme supremo. Ma certo, ecco la soluzione. Ho un grande favore da chiederti. Mi aiuteresti a trovare gli altri semi supremi? Sono tra le cose più preziose che abbiamo e possiamo usarli per salvare il regno dei fiori. I semi supremi possono disperdere le nuvole piragna che circondano Bowser. E se riusciamo a mandarle via tutte, Bowser sarà alla nostra portata. Evviva, grazie! Bene, allora dirigiamoci a nord, verso il monte Puff Puff. Nel castello che sorge lassù, c'è un seme supremo. Yeah! Quindi l'arcipelago dei fiori è uno spazio tra i mondi, da quello che ho capito? Al centro del Regno dei Fiori si trova l'Arcipelago dei Fiori, una serie di isole che collegano tutti i mondi. Proseguendo verso nord, si arriva al Monte Puff Puff. Grazie alla mappa del Regno, è facile vedere i collegamenti tra l'Arcipelago dei Fiori e le altre aree. Per aprire la mappa del Regno, accedi allo schermo livelli con L e poi premi X. Domanda però. Quante cose ho mancato qui? Non me lo dice? Perché ci manca ancora un livello da completare, giusto? Quello... SP. Ok, non faremo adesso l'arcipelago dei fiori? A questo punto, torniamo indietro. Perché a quanto pare, una volta completato un mondo al 100%, il gioco vi avvisa. Quindi, sperando che il mondo speciale conti tecnicamente come mondo 1 perché è piana tubirocciosi SP... Andiamo a fare questi livelli, e a quanto pare, da adesso in poi, sarò costretto a fare questi livelli speciali e difficili dopo i boss. Piana tubirocciosi SP, rotopoppo sulle spine! Cominciamo! Livello super difficile, ma... Oh, Luigi può avere qualcosa di extra qui! Un'altra mela, e abbiamo un nuovo fiore meraviglia! È un super fiore meraviglia. Oh no, devo saltare. Se... Oh mamma mia. Devo rimbalzare soprattutto. Ok. Fortuna che posso fluttuare un po'. Palla? Ok, perfetto. Prenderò un altro elefante solo quando e se servirà, mi raccomando. Vai.
P-switch per sfizio. Oh, mamma mia. Ok. No! 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 Oh, c'ero quasi! Avete visto? Non è molto difficile. Non... Oh, questo com'è che si chiama? Spilla professionista, ok. Non è difficile. È cortissimo come livello, anzi. Però trucchetto, gente! Se avete già un potenziamento... Cioè, se non avete potenziamenti, il gioco vi darà un fungo. Ma se avete già un potenziamento, il gioco vi darà sempre un potenziamento di livello superiore al fungo se c'è un potenziamento di livello superiore al fungo. Questo vuol dire che, premendo il pulsante A e usando la mela elefante, possiamo trollare il gioco e prendere con Luigi qui, bene o male, cose infinite. Non ho capito che cosa... Ok, ho capito. Ho toccato l'ippopotamo in maniera strana. Sì, se lo tocco da un lato, rimbalza dall'altro lato. Ecco perché. Ecco perché! Oh! No! Di nuovo! Di nuovo! Di nuovo! Dai! Dammi la possibilità di sopravvivere! Ok, ok, ok. Se resto qui, intanto usiamo questo. E se non cado di sotto di nuovo, dovrei essere in grado di andare avanti. Non mi interessano queste, mi raccomando. Mi interessa... sopravvivere e soprattutto prendere. Non ti azzardare a lasciarmi andare. Non ti azzardare. Ok, ce l'avevo fatta, eh. Tecnicamente ce l'ho fatta. Quindi cadiamo di sotto. Anzi, ci toccano le spine, eh? Perché dato che abbiamo già preso tutte quante le varie monete Non sono rosa. Ok, visto? Vi da un fungo. Sto a posto, devo solamente raggiungere la fine del livello. Non serve più prendere altre monete viola. Questa è una cosa così comoda per noi che ci sta davvero, davvero troppo. Il livello ce l'ha detto però, se avete notato, eh. Se prendiamo un'altra volta le monete da 10, ce ne darà invece 3 al posto di 10. Che ci sta? Sarebbero troppe. Altrime? No! Un'altra volta! Come faccio io? Sono così inetto? Ok, no, non sono inetto. Cioè, un po' sì, ma... Rimbalzi alti. Ce la posso fare. Non serve a niente questo. Solamente per prendere qualche vita extra. Che, ripeto, non serve. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Seme meraviglia ottenuto. Mamma mia. Ok, è un livello. Yoshi può avere una vita extra qui. Yoshi rosso. Livello di difficoltà alta. Ma ci sta. Ha senso. Aspetta. Ha! Lo sapevo. E non c'è nient'altro qua, ok. Quindi, vediamo. Boing. Fine, ok. Mua! Livello completato. Ma è un seme meraviglia bianco. Ha! Ok, ora siamo qui. Sagoma gioca in compagnia. Quindi questo è per il mondo segreto, insomma. Mondo speciale. Qui non ci sono semi supremi, ma è un ottimo posto dove mettere alla prova le proprie abilità. Riuscire a cavartela in questi livelli così difficili. Uno l'ho già fatto, quindi ci sta. E il prossimo è quello là sopra, sicuramente, perché il monte Puff Puff è là in alto. Quindi questo livello credo che conti per il mondo speciale. Quindi vuol dire che ho mancato qualcosa in questo mondo qua. Oh gioia. Ok, alla ricerca di quello che ho mancato. Ve lo dico. Molto probabilmente chiederò ad amici, così non mi faccio spoiler cercando su internet, dove effettivamente ho mancato qualcosa. Suppongo un'uscita segreta. Controlliamo. Oh, ma che lezzo il gioco! Guardate un po'. Non è servito chiedere niente a nessuno. Visto? I livelli completati al 100% hanno una spunta dietro. Quindi ho mancato qualcosa nel musical delle piante piranha. Ok, devo solo cercare l'uscita segreta, quindi. Credo che ci sia un'uscita segreta. Andiamo. Qua sopra! Come? Ok, allora, ho rifatto il livello, sono andato là sopra, così, e c'era un passaggio segreto.
ma un indicatore che si poteva andare... Ah, forse l'indicatore era il tubo della pianta piranha. Ok, almeno ho trovato... Luigi? Ciao, ok. Almeno ho trovato l'uscita. E siamo Luigi che corre in primo piano, quindi ci sta. Bene, benissimo. Quindi non solo i livelli ci trollano, ma ci trollano davvero, davvero tanto. Posso andare qua dentro adesso? Ok, per un attimo mi è parso di vedere Mario, ma in effetti sono fratelli, gente, sono fratelli. Ok, uscita segreta raggiunta. Non ci ho messo poco a trovarlo. Ho fatto il livello prima senza Fiore Meraviglia, perché magari l'uscita era nascosta in un tubo. Sono tornato indietro, ho preso il fiore ed era là sopra. Oh, ti prego, dimmi che non abbiamo davvero un altro livello da fare qua. Ok, no, complimenti! Hai trovato tutti i semi meraviglia della piana tubi rocciosi. Ecco qui una ricompensa di 100 monete floreali, barra fiore. Non importa, siamo a 663, per poco. Dove porta il tubo, però? Capitan Todd? Non farò la voce dei Todd. Che posto incredibile! Non avrei mai immaginato di incontrare qualcuno qui. Salve, piacere di conoscervi. Questo è il nostro primo incontro, dico bene? Per niente? Ma forse sapete già chi sono? Avevo sentito dire che ci sono dei tesori da queste parti, e seguendo queste voci mi sono ritrovato qui. Pensate che queste isole siano abitate? E quel fumo da dove verrà? Ah già, ho qualcosa per voi. Ho trovato 50 monete fiore. Ecco, prendetele. Vi faranno comodo nel vostro viaggio. Buona fortuna. Quindi, parlare con Todd, Capitan Todd, ci dà monete. Ok, nella prossima parte di Super Luigi Bros. Wonder. Cominceremo? Dov'è? L'arcipelago dei fiori. Bene, ho scoperto finalmente come vedere se un livello ha un'uscita segreta o no. Ci sta. See you. Un attimo che vado qui. Ci sta, per staccare. Next time, baby.